Vediamo anche come va, perché sa, se il Partito Democratico perde la Toscana, Cosa succede? secondo me Zingaretti va a casa, Ah, sì. cioè, assolutamente. Ma vuol dire, la Toscana è dal 48 che è governata, da 60 e più anni. L'ultima elezione, Enrico Rossi è stato eletto con il 68% dei voti, quindi Il non c'è battaglia. governatore Allora, uscente. Quindi Zingaretti dovrebbe dimettersi assolutamente se sì, perde la ma Toscana. secondo me lo sa anche lui, cioè voglio dire, perché è una sconfitta clamorosa, perdere la Toscana è una cosa anche su un bar. Se poi lei, sempre perché la colpa è di Renzi, se si perde in Toscana è perché il candidato è un renziano di nessun appeal per la gente, per i toscani. Ha un modesto appeal nella città di Firenze, ma fuori in Toscana zero. L'ha voluto Renzi, così come Renzi ha voluto Scalfarotto che In corresse Puglia in Puglia, quel tanto per contro togliere contro Emiliano. Emiliano, per togliere un po' di voti a Emiliano. Io non faccio previsione di nessun tipo, ma faccio solo uno scenario. Si perde la Toscana, si perdono le Puglie. Lei crede che il governo sia su? Ma neanche un attimo. Giannino.